Il ciliegino, quasi un lusso. Fragole e ciliegie a grappoli e non più a chili. Frutta e verdura aumentano in maniera esorbitante e le famiglie rifanno i conti. Per difendersi dagli aumenti, i cittadini hanno preso l'abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d'impulso. Le famiglie vanno a caccia dei prezzi più bassi, facendo anche lo slalom nei punti vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Cosa sta comprando lei oggi? Adesso devo comprare un po' di ciliegie e di mio. Adesso la spesa si fa più misurata? Abbastanza, certo. Sì, sì, senz'altro. Ha riscontrato degli aumenti su frutta e verdura? In alcune frutte, sì, soprattutto questa di stagione. Non si può comprare. Quindi la spesa viene ridimensionata? Certo, invece di comprarne un chilo ne compra mezzo chilo una. Per togliersi almeno lo sfizio. Rispetto a prima, quando si comprava tanta frutta, adesso se ne sceglie soltanto un tipo. Certo, certo, un tipo solo. Poi è così, è troppo cara la vita. Non soltanto in frutta e verdura, ma un po' anche nel supermercato. Sì. Ora si compra giornalmente quello che bisogna, pochino e basta. Non si fanno più le grandi spese di una volta? No. È ora che facciamo anche la dieta nelle cose. C'è qualcosa che lei non acquista più a causa dell'aumento dei prezzi? Qualcosa c'è, e non è che non c'è, però c'è bisogno, invece di prenderne un chilo, ne prendi mezzo chilo comunque. Però fino adesso qua un po'. Quali sono le cose che preferisce comprare? Kiwi, ciliegie, adesso i ciliegie sono un po' cari, però anche per assaggiarli ne prendo un pochino, però no, le ciliegie, le mele, le banane, più frutta. Verdure. Non soltanto la frutta di stagione, ma anche i beni di prima necessità. Sono aumentati latte, pasta, farina. Tutto è aumentato, tutto veramente, guarda. Prima la farina era 1 euro, adesso è 1,90 euro, 2 euro. E poi che farina è? Lo sappiamo, ma lo sappiamo. Adesso con tutte le cose che ci mettono dentro è un casino. Però bisogna fidarsi. I prezzi sono condizionati dall'andamento di un meteo stabile e col moltiplicarsi di eventi estremi tra siccità e maltempo che hanno colpito duramente le coltivazioni in campo. La produzione ha subito un drastico calo. Le cose che sono aumentate di più, un po' la frutta di stagione è molto più cara. Dal rincaro del gas, naturalmente la guerra in Ucraina, diciamo che ha maggiormente contribuito a colpire famiglie e imprese. Noi che siamo nel nostro territorio, anche noi personalmente andiamo a fare la spesa con tutti i giorni, mi sono accorto anch'io che c'è una cosa, cioè un incaro spropositato. Parliamo del carrello della spesa. Il carrello della spesa è diventato c'è una situazione impressionante. Io mi accorgo personalmente quando si va al supermercato, non è più come prima, perché tu vai a scegliere adesso le cose importanti, perché prima col carrello prendiamo questo, prendiamo quello, non esiste più. Poi, attenzione, qualcuno, io la lancio così, qualcuno ne possa approfittare del 5, 10, 15 centesimi in più da buttare lì, no? Poi c'è qualcuno che cavalca l'altro tipo di onda.